Sager. Ciao Sager. Oddio. No, 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 l'ha capito. Andiamo. Che bello. Salve a tutti, benvenuti nel mio canale Sentieri del Gusto. Oggi vi porto con me, sono le 7 del mattino e facciamo un tour car. Sì, questa mattina fa pure fresco, fa vento e dobbiamo andare a Verona, così ci andiamo a spulciare un po' di autogrill in autostrada che sono veramente interessanti. Bari-Verona in 12 ore. Andiamo. Rega, qui fa freddo. Cioè, lasciamo Francavilla che sono le 7 del mattino e ci sono 17 gradi, fa vento, cioè Salento, l'Usulumare, l'Uglietto, quindi ci sta tutto. E per me è una bellissima estate perché io non amo molto il caldo. Ecco, sta uscendo la macchina, arriva la macchina, bellissima, e ce ne andiamo in viaggio. Buon viaggio a noi e a voi. Prima tua grill. Questo qui però non è bello. Questo qui in pratica è quello lì del di Montemesola, provincia di Taranto. Ancora dobbiamo fare quelli là belli. Quelli più affascinati sono da Bari in su.
meraviglioso, come dice il cartello. Questo qui è uno dei primi, anzi penso che sia l'unico più bello, degli autogrill della sezione Sarni. Perché io quello che ho notato è che da giù, dal meridione, forse metà centro Italia, è tutto firmato Sarni. Poi dal centro Italia in su è tutto autogrill, però è tutto bello. Allora, vi spiego, questo qui è l'autogrill di Bisceglie, si chiama Dolmen, perché? Perché Bisceglie è protagonista di bellissimi reperti storici come il Dolmen. Chi conosce lo ricordo, la storia, la preistoria, cioè antichi primitivi, i nostri primi prima dell'evoluzione da Homo sapiens, eccetera, eccetera, di tutte le ere che ci sono, loro avevano molto il culto dei morti, quindi facevano questi altarini di dolmen. Ve lo faccio vedere qui nel cartellone. Ecco qua. La Puglia dei Dolmen. Qui in pratica sono stati fatti questi rilevamenti di queste praticamente strutture, erano specie degli altarini dove praticamente facevano, i nostri primitivi facevano il culto dei dolmeni. Io non so dove, ecco qua c'è proprio una foto meravigliosa, proprio si trova qui vicino, ma noi non, io non ci posso andare perché sennò ritarderei molto con la tappa di marcia e poi arrivo veramente stanotte. Qua. Questo è il dolmen come si presenta qui. È qui vicino, è proprio qui vicino. Ora andiamo in autogrill, il primo autogrill Sarni, e vediamo com'è fatto. Vedete quanto è bello. Ma non c'entra niente con l'autogrill, non è in vendita. Anche i bagni sono puliti qui a Bisceglie, al Dolmen, e andiamo, che il viaggio è lungo, mancano ancora 700 e passa chilometri.